Hey babies! Benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere, oggi abbiamo un ospite speciale che è il mio fidanzato Manina. Ciao a tutti. Piero, che già conoscete, avete visto in altri video. E oggi ho pensato di riproporvi un video che vi è piaciuto tantissimo di qualche anno fa, dove Piero mi sceglie i vestiti. Mi sono divertito tantissimo a farlo, quindi ho partecipato volentieri. Anch'io mi sono divertita un sacco a girare quel video, però c'erano dei capi top, c'erano dei capi fail e adesso ho paura di vedere che cosa mi hai scelto anni dopo, che tra l'altro mi conosce anche meglio ora. Sì, però mi sono dimenticato quello che ho acquistato, quindi sarà ancora divertente. Ottimo! Tutti i capi che vedrete in questo video sono del brand Jenny Ray, che tra l'altro ho scoperto essere il rebranding di Lupsona, hanno semplicemente cambiato nome. Troverete tutti i link giù nell'info box e iniziamo subito. Subitissimo. Sì, iniziamo dalla prima cosa. Prendiamone... Sorprendimi. Allora, un bel nero classico. Rivedendo un po' i prodotti che ho preso, che ho scelto, con i colori mi rendo conto che sono scelte mie. Quindi colori molto... neutri. Prego. Allora, che cos'è? Ma soprattutto, come sempre, come funziona, dove si mette? Volevo sceglierlo anch'io questo. Vanno un sacco adesso i top incrociati sul seno, così in realtà non capirete molto. Poi si lega con dei bottoncini dietro il collo, però sarà più chiaro una volta indossato. Da 1 a 5 gli do 4 e mezzo. Prima valuti e poi sì, poi vediamo indossato, magari cambia tutto. Allora babies, questo qui è il top. In realtà non avevo notato avesse il mezzo collo e a me questa cosa non fa impazzire, quindi un mezzo punto in meno. Per il resto mi piace molto. Tu che ne dici? 3 e mezzo. Io direi 4 anche. Bella. Poi, questi colori qua verdini che si discostano molto dal nero sono uniche cose colorate che tollero. Mi piace questo colore. Qua abbiamo un completo. Un vestito. Un vestito, sì. Bello. A parte che così sembra una tovaglia. Ma che è sta roba? Una rete da pescatori? Prego. È molto carino, molto nel mio stile, perché le maniche sono leggermente a palloncino. Il colore mi piace moltissimo. Mi ricorda molto un vestito alla Kylie Jenner. In realtà Kylie Jenner, sì. Kylie Jenner, non sai chi è? Sì, sì. Da 1 a 5, 4 e mezzo anche questo. Wow. E nulla, quindi vediamo com'è indossato e se cambierò idea oppure rimarrà un 4 e mezzo. Allora babies, questo è il vestito indossato e secondo me a voi sembrerà molto carino a vederlo così, però ha un difetto, o non so se è colpa mia, però queste coppette sono un po' piccole per il mio seno. La cucitura dovrebbe venire sotto, ma se la porto sotto mi esce fuori quello che non dovrebbe uscire fuori, quindi come voto gli darei un 3 e mezzo. In questo caso ti calza male, purtroppo. Per il vestito 3 e mezzo, per come ti sta 2 e mezzo. Ritorniamo sulla tonalità del nero, più o meno con... una di mezzo, un grigio. Oh, non ho capito che cos'è questo, che forte. È una gonnellina. Grazie. Col cappuccio, quindi è una cosa molto... Praticamente è un crop top con dei laccini ai lati, il cappuccio, maniche lunghe e la gonna abbinata, quindi un set due pezzi abbinato. Non so se l'avrei mai scelto. Perché? Non lo so, è molto sportivo. Ma infatti perché ogni tanto... ti vesti con cose sportive, però devi sempre mantenere un certo tipo di fashion. È molto stile fashion nova, secondo me. Cioè, sì, è proprio sì, una sì, cosa sì, che... ma più o meno i stili che ti rigira... sono quelli. Fashion nova, Lupsona, io li noto che hanno tante sì. cose in comune. Questo da 1 a 5 gli darei un 3. Ma sufficienza? È sufficienza, ok. Vediamo com'è indossato, però. Allora, amore, questo è il completino che hai scelto. Ti piace? La parte sopra, carina, mi intriga. Però nel completo... ti piace la gonna? 2 e mezzo gli do. Anch'io gli do 2 e mezzo. Quotidianamente non penso lo indosserei. Siamo ritornati al nero, quello vero. Questo ci farebbe anche il frustino. Bah, secondo me già vedere così mi fa schifo solo a vederla. Questo è meglio, però... l'hai scelta? A me non dispiace. Secondo me è carina. Di solito queste gonne così plissettate le vedo super super lunghe, fino a metà polpaccio. Invece questa è mini. Non so se è troppo lunga, perché a me queste gonne un po' da scolaretta piacciono iper corte. Così le do un 3 e mezzo su 5 per fiducia e incoraggiamento. Allora, tasto dolente.
La gonna non mi fa impazzire e come pensavo è un po' troppo lunga per i miei gusti. Che voto le dai vederla indossata? Ma un sacco dell'immondizia, se non esempio. Sì, non mi dice niente. Sì, esatto, non sa né di carne né di pesce. Questo dovrebbe essere sempre un vestito unico. Niente, non è vero. Però mi piaceva assai quando l'ho visto. Belli larghi, comodi, quel senso di calore, comfort. Ma poi comunque questo colore che rappresenta secondo me un po' l'eleganza. Devo confessarti una cosa. Il mezzo collo a me non piace. Non ho un collo lunghissimo. Però ho notato che comunque i mezzi colli mi tagliano ancora di più il collo e me lo fanno sembrare più corto. E quindi io preferisco o super lungo così l'allungano, oppure con una bella scollatura così visivamente si allunga. Perciò non l'avrei scelto per questa cosa. Però è un maglioncino carino, mi piacciono un sacco le maniche così bombatine. Gli do un 3 su 5, poi vediamo come sarà indossato. Allora babies, questo qui è il maglioncino. Che ne pensi? Voglio sentire prima la tua. A me piace tantissimo, colore, sia come ti sta. Secondo me è molto bello. È stato talmente bene che rivaluti la gonna, che fa meno schifo, proprio così. Qua Lorena adesso dirà, ma il collo fa così, fa cos'ha, cosa che secondo me invece le dona parecchio. A me non fa impazzire, è proprio il problema del mezzo collo. Non lo so. Io gli darei un 3 su 5. Per me è 4. Sì, 4 sì. su 5. Sì, per me è molto carino. Ci sta bene. Fateci sapere cosa ne pensate voi. Il vostro parere magari potrebbe far sciogliere questo nodo che ha lei. Quando Lorena ha visto questo, ha detto: no, non l'ho scelto io perché i jeans non li scelgo. Intanto i jeans, tra l'altro, io li sto portando adesso. Tu sei un fan dei jeans, io non li metto spesso. Beh, l'uomo o jeans o pantalone. Che brutta la zip davanti, ragazzi, che terribile. Li hai scelti tu. Vabbè, ma cosa vuol dire? Poi devo vedere anche sopra di te come stanno, ecco, magari poi mi ricredo. Tu cosa dici? Questi ti danno un bel 2,5 proprio, un pezzo generoso. Hai già deciso. Non è vero? Sì, dai, un 2,5 su 5 a vederli così. Io non porto più spesso i jeans. C'era un periodo in cui li portavo tantissimo, ma li trovo scomodi ultimamente. Comunque non sembrano malaccio, dai. Secondo me sono un po' effetto push up, perché vedo questo dettaglio sul sedere delle cuciture di solito. Truffaldino. Un po' a cuoricino. Li vediamo indossati. Allora babies, questi sono i jeans. Ti piacciono indossati? Sì. A me piacciono indossati, non sono affatto male. Finiscono giù stretti, sono skinny. L'unica cosa, in vita sono un po' larghi rispetto a tutto il resto, dove mi vanno bene. Però ho spesso questo problema con i jeans ed è uno dei motivi per cui ne indosso così pochi e ne compro così pochi. Ma meno rispetto ad altri, forse perché sono elastici. Che voto gli ho dato a questi? Forse era un 2,5 o 3. Allora rimango sul 3. Beh, se era 2,5 e poi dopo è diventato 3, meglio. Sei contento? No, comunque sì, un 3, ma anche un 3,5, cioè più che la sufficienza. E qua cartellino giallo, scelto qualcosa di un po' più solare, che tu apprezzi colori comunque del genere, allora ho pensato questo. Wow, che cos'è? Un aquilone con quei toppettini che si, ho capito, dai, è carino, è praticamente un top, direi, no, a manica lunga, pensavo a tre quarti, invece a manica lunga, che si chiudono sul davanti a portafoglio con i laccini. Ovviamente capirete meglio quando sarà indossato, è uno di quei capi che in mano non si capisce nulla. Mi piace la tipologia, lo stile e mi piace il colore, quindi 4 su 5. Sì, potrebbe essere carino. Proviamo a vedere com'è indossato. Questo è il top giallo indossato. Si chiude a portafoglio e l'ho chiuso dietro con un fiocchetto. Ti piace indossato? L'ho chiuso io dietro. L'hai chiuso dietro? Sì. Allora, vedendo già come ti stai atteggiando, direi che ti piace un po', sì, questo piace genere di outfit. Sì, che era un po' come me l'ero immaginato io. È semplice, però è come carino. Piace a me. Mm-hmm. È semplice, però quell'area da fighetta che a me piace. 4. Anche secondo me, non ricordo che voto gli ho dato, ma 4. Allora, quindi i capi sono finiti. Voi li avrete già visti indossati. E se avete visto il video fino a questo punto, lasciatemi questa emoji nei commenti, così so che l'avete guardato fino alla fine e siete i babies più fedeli.
Tempo più. Questo coso scivola ogni tanto e mi trovo. Saluto a tutti i spettatori. Grazie mille per averci fatto compagnia. Noi vi mandiamo un grosso bacio. Bravo. E un grandissimo abbraccio ad ognuno di voi. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Bye bye.